Abbiamo 331 pazienti ricoverati in ospedale che non sono in terapia intensiva e invece 62 sono in terapia intensiva. Una settimana fa il dato era superiore, quindi un numero di casi positivi totali nel generale totale decisamente minore. Questo però non significa che il periodo sia scampato e anzi è il momento di concentrarci ancora di più nel rispetto delle norme del distanziamento sociale. Questo l'ho detto ieri, lo ribadisco con forza Detto anche in anche questo oggi in un comunicato momento, ufficiale. Sì, sì. sì, perché l'emergenza non è finita, bisogna restare a casa. So che è difficile, però non c'è altra scelta. Chi non rispetta i divieti mette a rischio la propria salute e la salute di tutti noi. Lo possiamo leggere questo ottimismo perché non c'è stata la crescita esponenziale. Quindi prima era presente quel costante raddoppio dei casi positivi che è avvenuto in altre parti d'Italia, no? E che anche il nostro modello matematico ipotizzava. Invece in Abruzzo il trend si mantiene costante da diversi giorni e questo quindi è un buon segno. Il numero dei positivi continuerà ad aumentare, questo lo sappiamo, fino a quando non verranno analizzati centinaia di tamponi al giorno. È ovvio però, azzarderei anche a dirlo, è auspicabile. Però significa che stiamo continuando a individuare i positivi, molti dei quali sono asintomatici, e attuare tutti quei protocolli di sicurezza sanitaria. Da alcune settimane in Abruzzo sono in corso delle sperimentazioni in tutte le ALS della nostra regione e vengono studiati gli effetti di questi farmaci che vengono utilizzati per l'artrite reumatoide e altri utilizzati per la cura del virus Ebola, che stanno dando risultati incoraggianti. Ci sono pazienti già dimessi con un quadro clinico che ha registrato dei miglioramenti netti, però credo che sia d'obbligo mantenere una cautela perché occorrono periodi più lunghi per verificare l'effettiva efficacia di questi medicinali proprio nella cura del Covid. Attendiamo con fiducia gli studi scientifici che ci daranno un quadro più preciso e più attento della situazione.